Benvenuti. So che non sarete molti perché la convocazione non ha seguito i tempi regolamentari. Non è neanche l'ora migliore per convocarvi, perché suppongo che starete mangiando o che avrete qualcosa sul fuoco. Ho qualcosa sul fuoco anch'io e quindi vi terrò poco. Sto lavorando molto, questo mi toglie il piacere di intrattenermi con voi. Stanno succedendo molte cose, molto gravi, non molto inattese, devo dire. Da un lato, come avrete notato questa settimana, la BCE sta facendo l'unica cosa che può fare perché non salti tutto per aria, cioè sta promettendo di dare copertura ai governi laddove emettano titoli. La BCE, come sapete, non può promettere, perché non può farlo ai sensi dell'articolo 123 del TFUE, di acquistare direttamente i titoli di Stato dai governi, ma un suo impegno ad acquistarli sul mercato secondario di fatto basta a diciamo sedare i moti e quindi a far sì che un operatore di mercato si acquisti un titolo, perché tanto sa che può rivenderlo alla BCE. Questo naturalmente placa il timore dell'operatore di mercato di eventualmente non vedersi rimborsare il titolo. A quel punto il problema del rimborso, se c'è, passa in capo alla BCE. Questo giusto per spiegarvi il meccanismo attraverso il quale l'intervento della BCE riesce a ridurre gli spread, a calmare il nervosismo del mercato. Ora noi naturalmente abbiamo necessità di trovare i famosi soldi, come dicono i nostri amici liberisti, secondo cui i soldi sono una merce scarsa, sono un oggetto. Vorrei farvi notare che i soldi in ogni caso li troveremmo in BCE. Perché questo? Perché le fonti di finanziamento della ripresa che i media ci propongono come alternative, cioè il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, la BEI, Banca Europea per gli Investimenti, il fondo SURE, che è lo strumento per la disoccupazione in un periodo di emergenza, e lo European Recovery Fund, che adesso si chiama Next Generation EU, non sono quattro scrigni che si trovano sotto l'albero degli zecchini d'oro europei, scrigni pieni di soldi. Tutti i soldi di cui vi parlano, in particolare tutti i soldi di cui vi parla il mentitore seriale Conte, quello che cerca di impedirvi di protestare e di farvi cerca di farvi stare tappati ancora in casa e dentro voi stessi con il terrore. Ecco, tutte le cose di cui vi parla quel robo lì, cioè, no, ancora non ci sono, devono essere raccolti sui mercati. Cioè, MES, BEI, SURE e ERF sono comunque dei meccanismi che serviranno a raccogliere soldi sui mercati, in prima istanza, dopo aver dotato ognuno di questi strumenti di garanzie. L'unico che non ha bisogno di essere dotato di garanzie è il MES, cioè, vi ripeto il meccanismo, gli stati che partecipano a questi marchingegni, di cui solo tre hanno una struttura nota, mentre il più grande, l'ERF, ancora non ce l'ha, perché ancora lo European Recovery Fund, perché ancora lo si deve costruire. Gli stati che partecipano versano a questi organismi dei soldi che fanno da garanzia, in modo che poi, quando questi organismi collocano titoli sul mercato, gli investitori sappiano che c'è un tesoretto che consente di pagare gli interessi, quantomeno, che fa da garanzia per le emissioni di questi titoli. Quindi, oggi, Gualtieri, per dire, se vuole finanziare qualche cosa, se volesse fare qualcosa, diciamo così, i soldi può trovarli in due modi. O vende lui un BTP che viene acquistato perché la BCE lo copre, o aspetta l'Europa, che a sua volta collocherà domani un titolo
E che cosa succederà però domani? Domani i mercati saranno turbolenti più di oggi. Perché? Perché lo sapete benissimo, siete in difficoltà economiche, se siete partite IVA non avete fatturato per 2 mesi, se avete avuto un bar l'avete tenuto chiuso, forse non l'avete riaperto, se siete ristoratori state pensando se aprire o riaprire perché aprire vi costa più di non riaprire, no? E quindi questo significa che poi non potrete magari, arriverete in ritardo sulla banca, la banca quindi dovrà classificarvi come sofferenza, quindi a sua volta non potrà erogare credito, quindi chi avrà bisogno di credito non lo troverà nonostante le garanzie perché la procedura farraginosa e escogitata dal governo non riesce, adesso forse col rilancio la semplificano, ma finora non ha dato risultati. Insomma, fondamentalmente tutto quello che noi sappiamo di quanto succederà è che più si va avanti e più avremo condizioni di mercato disordinate. E allora sarà in quelle condizioni di mercato disordinate che i meravigliosi e poderosi strumenti europei dovranno collocare i loro titoli, che avranno sì il merito di credito della Germania o di quello che è, forse. Mi dico, il MES è serio, c'è un tedesco che, diciamo, somaticamente sembra un po' c'è un tedesco, quindi è una cosa seria, perché quando ci sono i tedeschi le cose sono serie. Insomma, questo vale per gli eccidi quasi sempre, per le aziende un pochino di meno. Pensate alla Siemens, quanti casi di corruzione ha promosso in giro per il mondo. Pensate alla Volkswagen con le sue truffe sul diesel. Insomma, non entro in questo. Comunque, c'è un tedesco al MES, sembra una cosa seria, quindi l'investitore chiede tassi più bassi. Sì, d'accordo, ma il tema è un altro. È che se metti conto, il MES emette 100 miliardi, scusatemi, l'European Recovery Fund emette 100 miliardi di titoli, la BEI ne emette in altri 100, il MES in altri 80, eccetera, eccetera. Si satura il mercato con questa offerta di titoli. Gli investitori internazionali nella prossima crisi finanziaria che potrebbe scatenarsi se non interveniamo presto, perché le aziende staranno fallendo e appresso si tireranno le banche, che appresso si tireranno gli stati, saranno tanto contenti di comprare carta europea? Secondo me no, io ve lo dico. Poi se loro sono contenti, oggi parlavo con un amico che aveva parlato a sua volta con operatori di mercato, i quali gli dicevano che no, diciamo, Goldman Sachs è ottimista perché queste mosse ambiziose e poderose vanno nella direzione giusta, che è quella di una maggiore integrazione, e quindi così. Sì, d'accordo, magari per 3 mesi adesso stiamo tranquilli, finché la BCE parla e lì si va avanti a far finta di negoziare, ma quando le aziende cominceranno a fallire non c'è ambizione e poderosità che conti. Quindi, per farvi capire, non è che se parliamo della BCE e se parliamo di MES, BEI, European Recovery Fund, eccetera, eccetera, parliamo di due cose diverse. Qualsiasi carta, che sia carta nazionale o carta di organismi come MES, BEI, ERF, venga emessa in Europa nei prossimi mesi, dovrà alla fine essere acquistata dalla BCE. Non so se mi spiego. Cioè, se Gualtieri emette oggi un BTP, il mercato lo compra perché sa che lo compra poi la BCE. Ma se domani il MES emetterà delle sue obbligazioni per raccogliere fondi da poi prestare a noi, non è che il mercato le comprerà perché Regling è bello o Regling è affidabile, il mercato le comprerà perché tanto alla fine saprà che interverrà la BCE anche su quello. Quindi il problema è che alla fine di questa catena c'è solo la BCE. Quanti anelli vogliamo costruire su questa catena? Se l'anello è uno solo, cioè da una parte c'è il MES, e dall'altro, da una parte c'è il MEF, scusatemi, il nostro Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dall'altra c'è la BCE, fondamentalmente attraverso il mercato, la situazione è abbastanza rapida, diretta ed immediata. Ma se gli anelli sono più di uno, quindi c'è il governo che dà i soldi a un fondo per fare da garanzia, questo emette i titoli, il mercato li compra, però poi tanto dopo deve comprarli la BCE, poi quel fondo ridà i soldi a noi, con tutti questi anelli fai una catena abbastanza lunga per incatenarci,
E infatti lo scopo del gioco, ormai è abbastanza evidente e dichiarato, è incatenarci. I piddini sono terrorizzati. Cioè, qua c'è una cosa che va capita. Io lo dico proprio, poi farò un video, diciamo, con più calma, insomma, per spiegare meglio questa cosa anche agli amici imprenditori. Gli amici imprenditori, per esempio, vogliono meno tasse e noi volevamo abbassargli le tasse. Chi ci ha impedito di abbassargli le tasse? L'Europa. Perché? Perché Salvini cattivo, Salvini fascista, e quindi allora sale lo spread, la procedura di infrazione, questo e quell'altro. D'accordo? Bene. Chiedere con insistenza il MES, a parte i casi di qualche imprenditore che magari, siccome opera nel settore dei prodotti medicali o nel settore farmaceutico, può pensare che questa cosa vada nel suo interesse e il paese si fotta, fondamentalmente chiedere il MES è chiedere il PD, perché il MES è, come sono peraltro tutte le altre modalità di aiuto che passano attraverso un intervento europeo, è uno strumento per consentire all'Europa di dire ai governi futuri come dovranno o non dovranno spendere i soldi. Allora, scusatemi, siccome in Europa comandano francesi, tedeschi e olandesi, ma a voi sembra mai possibile, cari imprenditori, poi farò un video più elegante per voi, mi metterò la cravatta così voi sarete rassicurati e tutto quello che volete, un bello sfondo, una libreria, la farò dal Senato, cioè una cosa proprio per voi, perché voi siete rassicurati, ecco, perché mi rendo conto che voi, insomma, ma a voi sembra mai possibile che Germania, Francia, Olanda consentano a un futuro governo conservatore, ma anche a un futuro governo piddino, di abbassare le aliquote fiscali in Italia onde consentire a voi imprenditori di fare meglio concorrenza agli imprenditori francesi, tedeschi e olandesi? Cioè, voi pensate che l'Europa funzioni così? Questo è quello che avete capito dell'Europa? Amici cari, però, se questo è quello che avete capito dell'Europa, allora io vi rimando alle parole di un grande europeista, l'onorevole Prodi. Un attimo, che qua sono circondato da gatti instabili, un po', diciamo, che reagiscono con la razionalità tipica dell'imprenditore. Nella vita c'è anche il fallimento. Cioè, un partito liberale deve pensare che il mercato è un meccanismo che funziona anche perché seleziona. Non so se vi ricordate quel film di Sergio Leone dove a un certo punto i due protagonisti incontrano, essendo essi, diciamo così, degli sbandati, uno squadrone di cavalleggeri che ritengono siano confederati perché hanno la giubba grigia. In realtà la giubba è solo impolverata, e quindi quando loro, dopo aver inneggiato al generale Lee e alla Confederazione, si accorgono che lo hanno fatto con le persone sbagliate. Ecco, cari amici imprenditori, se voi in questo momento inneggiate all'Europa, ecco, siete nella infelice posizione in cui si trovano in quel film, che tutti voi sicuramente ricorderete, Clint Eastwood e chi era l'altro? Aspetta, il brutto, adesso non mi ricordo il nome, Eli Wallach, d'accordo? Ecco, e ricordatevi che Dio non è con noi, perché anche lui odia gli imbecilli, diceva lapidariamente lo sbandato prima di essere catturato dai nordisti che aveva preso per dei sudisti. Ecco, attenzione, gli unionisti non vogliono molto più bene a voi di quanto quegli unionisti volevano bene a quei due che poi hanno catturato. Non so se mi spiego. Cioè, vi prego, metteteci un attimo la testa su sta cosa, perché è importante. Vi stanno dicendo che ci sono centinaia di miliardi in Europa e non è vero. Questi miliardi devono prima essere raccolti sul mercato, non adesso, quando saranno stati allestiti i meccanismi o quando saranno state versate le garanzie, quindi fra tempo. Le vostre aziende quanto reggono? Agli imprenditori che ci dicevano Salvini dove trova i soldi per la cassa integrazione, noi rispondevamo in BCE, ma naturalmente perché si trovino i soldi della BCE bisogna che il governo emetta dei titoli e che i titoli vengano raccolti sul mercato. La domanda che vi dovete fare è: perché questo governo non sta raccogliendo sul mercato la liquidità che c'è? Non dove troverebbe Salvini la liquidità. Salvini la liquidità la troverebbe facendo quello che qualsiasi governo razionale sta facendo, collocando titoli sul mercato. Ora, voi siete imprenditori, siete persone coraggiose, spesso anche
geniali perché siamo italiani e questo ce lo abbiamo e non ce lo può togliere nessuno. Non avete tempo di studiare tutto, non avete tempo di leggere tutto, neanche io nel mio campo ho tempo di farlo. Quindi vi sarà forse sfuggito un articolo in cui il Financial Times dice esattamente quello che sto dicendo io, che ci sono dei motivi politici dietro l'inerzia di certi stati, e ovviamente si parla dell'Italia, nel rivolgersi al mercato per raccogliere titoli. Ma il motivo politico quale è? Noi ve lo stiamo dicendo. Se vi piace il PD e se vi piacciono le tasse, va bene così. Ma se non vi piace il PD e non vi piacciono le tasse, dovete riflettere sul fatto che questa inerzia del governo nel rivolgersi ai mercati ha un solo scopo: quella di farsi finanziare attraverso i fondi che ancora non ci sono e che poi verranno raccolti dall'Europa affinché l'Europa ci dica come spenderli e metta un cappio al collo al futuro governo. Allora, voi volete essere governati da noi con un cappio al collo o da noi senza cappio al collo? Se volete essere governati dal PD è un altro discorso, ma ci sono alcuni di voi che sono conservatori, che sono liberali, che addirittura definiscono comunista il PD, che è una cosa che a me fa un po' ridere, perché è meglio il comunismo del PD, sinceramente, amici cari, perché voglio dire, vabbè, poi su questo magari ne parliamo quando ci incontriamo di persona e vi spiego perché è meglio il comunismo del PD, perché almeno il comunismo è una cosa vera, si sa cos'è, il PD non si sa cos'è, è un comitato d'affari di persone che pur di farsi i cavoli loro e di prolungare la propria persistenza al potere, non esitano a mettere a repentaglio i risparmi dei loro elettori. E noi, noi adesso siamo in una situazione in cui il MES viene chiesto da due entità, un partito che pur di sopravvivere se ne fotte di mettere a rischio i risparmi dei suoi elettori e un'azienda che pur di sopravvivere se ne fotte di mettere a repentaglio la futura carriera dei suoi eletti. Vi lascio perché adesso mi è scaduto il timer e devo occuparmi della cena. È sempre un piacere.